Sia lodato Gesù Cristo. Oggi e sempre sia lodato. La pagina del Vangelo di oggi, 20 agosto 2024, segue quella che abbiamo letto in ordine cronologico sabato. E che cosa abbiamo letto sabato? Un tale va da Gesù e gli chiede: Maestro, cosa devo fare di buono per ereditare la vita eterna? E Gesù, in sostanza, gli risponde: osserva i comandamenti e vivrai. Quali? Gesù glieli elenca e lui risponde: questi li faccio fin dalla mia giovinezza. E Gesù dice: una cosa sola ti manca, va, vendi quello che hai, dallo ai poveri, poi vieni e seguimi. E qui dice che l'interessato se ne va triste perché aveva molti beni. Ecco allora la continuazione del Vangelo di oggi, che siamo al capitolo 19, versetti 23-30. Leggiamo il Vangelo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: In verità io vi dico, difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. Ve lo ripeto, è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. A queste parole i discepoli rimasero molto stupiti e dicevano: Allora chi può essere salvato? Gesù li guardò e disse: Questo è impossibile agli uomini, ma a Dio tutto è possibile. Allora Pietro gli rispose: Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito, che cosa dunque ne avremo? E Gesù disse loro: In verità io vi dico, voi che mi avete seguito, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, alla rigenerazione del mondo siederete anche voi su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. Chiunque avrà lasciato case o fratelli o sorelle o padre o madre o figli o campi per il mio nome riceverà 100 volte tanto e avrà in eredità la vita eterna. Molti dei primi saranno ultimi e molti degli ultimi saranno primi. Parola del Signore. Ecco, in questo Vangelo abbiamo queste due realtà: chi non lascia e chi lascia. Chi non lascia è triste perché la sua felicità sta in qualcosa che oggi c'è e domani non può esserci. Chi lascia invece è felice perché sa che la sua ricchezza dura per sempre, perché la sua ricchezza non consiste in denaro, in beni, in case, in terreni, in campi, ma nella benedizione di Dio e nella vita con Lui per l'eternità. E allora Pietro chiede: E noi che abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito, che ne abbiamo? Ecco, 100 volte tanto, la vita eterna, ma anche persecuzioni su questa terra. Questa è la missione. La missione non è esente da difficoltà, da prove, da scoraggiamenti, da fallimenti, ma tutto bisogna fare in quella ottica della vita eterna, no? Io su questa terra cammino con il Signore, lo amo, lo seguo, lo porto, lo annuncio, lo testimonio, però so che la mia vita non finisce qui con il Signore, la mia vita sarà eterna con Lui in paradiso. E oggi il Signore non è debitore con me, io dono uno, Lui dona 100. Questo lui mi ha detto. E allora ecco, non siamo avari nel dare al Signore, anche perché lui non rimane indietro. Lui moltiplica, benedice, abbonda. Fidiamoci di lui. Il Signore con il nostro poco fa molto, ma vuole però quel poco. È come il miracolo della moltiplicazione dei pani. Quei 5 pani e quei 2 pesci li ha voluti. E quei 5 pani e 2 pesci li ha moltiplicati, ma parte sempre dal nostro poco, parte sempre dal nostro sì. E allora coraggio, diciamo sì al Signore, camminiamo con Lui e mettiamo tutto nelle sue mani. Buon cammino!